Il futuro della satira è il titolo di questo appuntamento. 9 attori da tutto il mondo ci hanno raccontato, attraverso le immagini, la loro visione sul futuro della satira e della libertà di espressione. Lascio ora la parola a Thierry Vissol, direttore del Centro Lipex della Fondazione di Vagno. Buongiorno, mi chiamo Thierry Vissol, sono un economista, un storico e ho lavorato per molti anni, 36 a dire il vero, come funzionario della Commissione europea. E nell'ultima parte della mia carriera sono stato incaricato della politica di informazione, particolarmente audiovisiva, della Commissione europea. E dentro questo lavoro ho dato molto attenzione a vari tipi di strumenti di informazione. Così ho creato per esempio una rete di radio internazionali, di radio europee per informare sull'Unione Europea. Ho ricostruito i programmi televisivi di Euronews. Ho creato una rete di media internet, tra cui internazionale in Italia, per parlare dell'Europa in 10 lingue. E in tutti questi campi ho sempre voluto dare un'importanza, una grande importanza alla satira politica, perché considero, e all'epoca i miei capi erano d'accordo, che fare della satira anche sull'Unione Europea era un modo per aprire un dibattito e spingere la gente a pensare un po' a quello che si faceva e forse a dare un piccolo interesse all'Unione Europea. Così quando sono arrivato in posto a Roma, ho continuato questo lavoro e ho creato un concorso internazionale, con internazionale tra l'altro, di vignette sull'Europa. Era un concorso che si chiamava Una vignetta per l'Europa. E ho fatto questo 7 anni di seguito. E questo ha interessato la Fondazione di Vagno e quindi abbiamo cominciato anche a collaborare con la Fondazione su questi temi e su quei temi europei ovviamente. Quindi quando ho preso la mia pensione 4 anni fa, ho proposto alla Fondazione di creare un centro all'interno della Fondazione che si occuperebbe appunto di libertà di espressione, di libertà di stampa e di promozione della satira politica. E questo centro è stato creato il 1 gennaio 2017 e si chiama il Centro Libre Expression, che è una parola un po' difficile da dire in italiano, quindi l'abbiamo riassunto e tagliato e adesso si chiama Libex, che è molto più facile da pronunciare per italiani. E questo Centro Libre Expression, Libex, è un centro che ho voluto e che abbiamo voluto euro-mediterraneo, cioè che permetteva di collegare le due sponde del Mediterraneo e fare in modo che vignettisti o giornalisti dell'altra sponda potessero avere anche una possibilità di pubblicare o di venire a fare delle conferenze a Conversano o altrove laddove lavoriamo. Quindi questo centro è uno dei pilastri della Fondazione e tra l'altro avrà un'importanza un po' più grande una volta che avremo finito tutti i lavori di ristrutturazione dei locali della Fondazione e ci sarà una stanza dedicata alla libertà di espressione e alla satira politica. Allora intanto che cosa facciamo con questo centro? Molte cose. Forse potremmo fare anche di più, ma già ne facciamo abbastanza, contenuto che ovviamente in una fondazione i soldi non sono enormi e quindi limitano le possibilità di attività, perché molte attività richiedono un finanziamento. Intanto l'attività principale è collegata all'idea di informare sia attraverso delle conferenze che possiamo fare all'interno delle varie attività della Fondazione, come la Scuola della Buona Politica, ma soprattutto con
il festival annuale che si chiama il Festival Lector in Fabula. Durante questi festival ogni anno organizziamo delle conferenze sui temi legati alla libertà di espressione e delle mostre di vignette con dei vignettisti che fanno parte della rete che abbiamo potuto creare. È una rete abbastanza importante perché abbiamo dei corrispondenti in 55 paesi del mondo e circa 300-400 vignettisti con chi siamo collegati, che ci mandano le loro vignette, che partecipano ai concorsi o alle mostre che stiamo organizzando. E di fatto quest'anno, per esempio, abbiamo organizzato una mostra all'occasione dell'anniversario dei 70 anni della Convenzione Europea dei Diritti Umani, e quindi abbiamo chiesto a vignettisti, editorialisti, come si dice in inglese, editorial cartoonist, cioè vignettisti che pubblicano generalmente sulle prime pagine dei giornali del loro paese. E quindi abbiamo chiesto a vignettisti di questo genere in 47 paesi di mandarci delle vignette sul tema appunto della libertà di espressione e della libertà di stampa o della libertà di satira. E questo ha permesso, con una giuria internazionale, di selezionare 55 vignette, di ottenere, di dare un premio ai tre migliori che sono stati scelti dalla giuria, e organizzare una mostra che si trova nel castello di Conversano, e un catalogo. Il titolo del catalogo si chiama Abbasso la satira. Al di là di queste attività con la Fondazione, ovviamente abbiamo altre attività di mostre, conferenze con vari partner, tra cui principalmente internazionale, ma anche con altre fondazioni, con altre organizzazioni no profit, e fare anche delle conferenze per i professori, per la formazione alla libertà di espressione, perché è molto importante di insegnare come e che cosa vuol dire la libertà di informazione, che non è una libertà di dire qualsiasi cosa in qualsiasi modo. Ci sono delle regole, ci sono delle legislazioni che si devono rispettare. Un'altra attività consiste nel pubblicare i nostri vignettisti, membri della rete, in vari media, su internet, principalmente ovviamente sul sito internet della Fondazione, che è pagina21.eu, dove pubblichiamo ogni giorno due vignette che vengono di questi vignettisti di tutto il mondo. Poi ovviamente lavoriamo con altri siti e anche con dei giornali o con dei magazine, come per esempio Confronti in Italia o un norvegese che si chiama Nitide. E quindi, al di là di questo, nei nuovi locali che avremo ci sarà una biblioteca con un grande numero di libri su questi temi e anche di riviste come ovviamente Charlie Hebdo, ma anche altre dedicate alla satira politica. Infine, abbiamo un progetto che forse riusciremo a realizzare a un momento o un altro, e di creare un luogo dove potrebbero incontrarsi dei vignettisti delle due sponde del Mediterraneo e stare per un mese o due mesi a confrontare il loro lavoro e soprattutto a lavorare sulla regione e a fare vedere, diciamo, durante conferenze o durante pratiche, corsi di disegni, fare entrare dentro le scuole della regione un'idea che la vignetta può essere uno strumento di educazione. E quindi grandissime, tantissime attività, molto impegno e una rete assolutamente straordinaria di vignettisti. Grazie. Aden è una vignettista illustratrice che vive a Madrid. Ha sempre disegnato e le sue matite l'hanno accompagnata in tutte le fasi della sua vita. Infatti dal 2010 cura le pagine web di Frankly Speaking e cura anche le illustrazioni per la comunicazione di importanti ONG come UNESCO Paesi Bassi e Amnesty International Madrid. Nel 2018 però ha deciso di cambiare strada, infatti si dedica a pieno all'illustrazione e a progetti di libri per bambini. Buongiorno Andoren. Buongiorno. Allora, non parli italiano, quindi we are going to speak in English. Is it okay for you? Yeah. Yeah. You send me a drawing, a cartoon, which is supposed to represent you, and we are going to show it to our
auditors. And I would like you to explain a little bit why you choose this cartoon. I must precise that this cartoon has received the first prize in the European World Cartoon Award. So it's a very nice one, obviously. But why did you choose this one? It's always hard to pick just one cartoon to represent myself. But I guess I choose this one because it's about a topic which is quite important for me. I'm drawing a lot about environmental issues. And so it's really an important topic in all my work. And I like the composition. I really like this cartoon, and the fact that it received a prize just confirms like it also is having an impact for more people also. So you are, if you understand the cartoon, you are not really optimistic about the evolution of the world in terms of ecological protection and so on? I guess I'm realistic. So I'm just listening to what scientists are saying. So if we don't act quickly, it's what is going to happen. But I hope we will all find a way to avoid to take away the last piece of the Jenga game before it all falls down. So this is interesting because it explains also the role of a cartoonist. You are just saying that you are reading a lot about scientific papers about the evolution of the world. So your work as a cartoonist is based upon a reflection. It's not just a feeling, an emotion which is coming out. It's something which is much more elaborated, is it? Yes, sure. I mean, we can't draw without getting informed the most as we can. Even if we, as cartoonists, a lot of time we draw when there's something really emotional which is having an impact on us. But the emotion is not enough. We have to read, to get informed. And it's not always easy because nowadays we have to react really quickly to all the information which is coming. And for me, sometimes it's hard to draw quickly about a topic which just happens because I feel I need to investigate more about it because a lot of times it's more complex than it looks like. Every topic is quite complex. So it's part of our job, yes, to make investigation and look for information. And you are a young mother and you are very interested by illustrating books for children. Yeah. And this is something which has an influence on your cartoons because you are not one of those cartoonists who are extremely, let's say, harsh or draw things which are provocating. It's a more, let's say, gentle approach to cartoons. So you are never angry and ready to do something extremely strong because a reaction very, for instance, you draw a lot about violence on women, and we made together a conference in Ferrara 2 years ago. But even in this design, it's not very, it's very, how could I say, very gentle. You are not provocating. It's you are more pushing to a reflection. Is it a frame of your character, or is it a decision that you do not want to hurt anybody, just to go to the point? How is it working? I guess it reflects who I am. I mean, I think like it's a sensitive work because it's what I am. So yeah, even when I try to draw angry people, when I'm angry with the politicians and trying to draw someone with harsh lines, I don't manage because I think we don't
choose our style, just come to us, and it's a reflection of who we are as cartoonists. So yeah, and I guess, yeah, drawing for children has an impact of doing something quite colorful. Like the jungle designs you made, it's coming from a toy which your children are using, probably. Pardon? In your drawing, you design the one we presented at the beginning, you design a jungle game. It's influenced by your children who are playing with that and gave you the idea? No, because they are too little to play with Jenga. Actually, someone offered me a Jenga game after having made the illustration, but there is a very big discussion for the moment on freedom of expression, where a lot of people are considering that cartoons could be as destroying as a weapon. Do you agree with that? What is your position on this? Can the word kill like a weapon or not? No, for sure not. I mean, drawings and words, they can hurt you. I mean, we have to recognize that a drawing, a cartoon can hurt someone, but this cannot justify anything. This cannot justify insults on internet or the worst killing. We all can deserve it with a cartoon or an article. But that doesn't mean we have to forbidden to. I mean, some cartoons to be published. So you are favorable to a complete freedom of expression in the limit of the law, obviously. Yeah, sure. But what would you ask to Babo Natale, to Au Père Noël? What would you ask him in terms of freedom of expressing yourself or about your profession and so on? I don't know. I mean, we have quite, now with the internet for cartoon, it's great because we can publish what we want and everything we want. And the problem is more than a lot, more and more newspapers are deciding to close their newspaper to cartoons, but less and less cartoons in newspapers. And the same newspaper who are writing about freedom of expression, then in their own newspaper, they don't have any cartoons. So I hope cartoonists can become part of newspapers again and, more visible on the press. So that would be a very nice Christmas present to permit to have a new interest from the newspaper to cartoons. And this is also the only way for cartoonists to earn money, because publishing on the internet, I'm afraid, is not paying much and very often not paying at all. So I'm afraid we are arriving to the end of this small interview. So thank you very much to Anne de Rennes to have accepted from Madrid to answer to our question. And I hope to see you soon. And I wish you a very nice end of year with you and your family. Thank you. Thank you, Anne. Marilena Nardi è una vignettista e anche professoressa di illustrazione all'Accademia Belle Arti di Venezia. Ha disegnato per numerosi periodici come Diario, Corriere della Sera e Il Fatto Quotidiano. Si è aggiudicata il primo premio del concorso Fondazione Giuseppe Di Vagno Libex 2020 dal titolo Abbasso la Satira e componente di Cartooning for Peace. Buongiorno Marilena, fa molto piacere ritrovarti su questo screen, anche se avrei preferito vederti dal vero, dal vivo, ma adesso siamo abituati perché abbiamo già fatto questo genere di dibattito o di interviste via video. E quindi Marilena Nardi, tu sei un'illustratrice, vignettista e professoressa di illustrazione a Venezia. Ma vediamo la vignetta che ci hai mandato per illustrare un po' il tuo lavoro e anche la tua personalità.
E quindi è una vignetta abbastanza dura. Ovviamente si capisce molto bene che è legato alla violenza sulle donne. Perché hai scelto questa vignetta per rappresentare in un certo modo il tuo lavoro? È vero che è molto difficile con una sola vignetta di fare il giro di una personalità, ma dietro di questo che cosa c'è? Allora, ho scelto questa vignetta che era legata al matrimonio forzato delle bambine. Quindi è sia sulla violenza di genere, sia sulla mancanza di rispetto verso i più deboli, le più piccole in questo caso, le bambine. E l'ho scelta appunto perché il tema mi sta a cuore e anche perché dal punto di vista grafico mi rappresenta parecchio. È vero che è dura, però è vero che di questi temi bisogna parlare e cerco di farlo attraverso la grafica, cerco di farlo attraverso delle soluzioni grafiche che permettono di far capire il messaggio senza fraintendimenti e senza forse troppo umorismo, ma con più un accento alla riflessione. Sì, di fatto il tuo lavoro non è tanto un lavoro umoristico, anche se non manca di ironia, ma è più un lavoro di riflessione, direi, su grandi temi sociali piuttosto che politici. È così? Sì, c'è l'uno e l'altro, però se posso, come dire, orientarmi sui temi sociali, trattandosi di temi molto spinosi, molto difficili, come in questo caso, come dire, mi concentro di più sull'aspetto della riflessione che sull'aspetto dell'umorismo in sé, anche perché penso che le vignette devono soprattutto far pensare, far riflettere. L'umorismo entra, e ci sono colleghi molto più bravi di me che riescono a inserirlo in maniera più efficace. Io di fronte a certi temi non riesco magari a ridere più di tanto, riesco però a far riflettere. Questo sì, credo che nel mio lavoro insomma, riesco a utilizzare la grafica per toccare dei temi che sono molto spinosi, molto difficili, più di carattere. E di fatto pubblici adesso, da quando è stato creato, sul giornale Domani, sì. Dove fai più illustrazioni di fatto di articoli di riflessione, che è quello che si potrebbe dire la vignetta editorialista, editorial cartoon, come si dice in inglese. È una scelta volontaria? Preferisci lavorare così? Ma diciamo che si è presentata questa opportunità di riprendere a fare un po' più di illustrazioni. E ogni tanto io propongo anche delle vignette, delle cose di carattere più editoriale. Ho proposto delle vignette su Trump, sulle recenti elezioni negli Stati Uniti, e le hanno prese, le hanno pubblicate. È un giornale che è nato da poco, è nato dalla metà di settembre, quindi devo ancora un po' capire anch'io in che modo muovermi all'interno di questo giornale. Però è una bella collaborazione e il fatto di ritornare a fare anche delle illustrazioni legate di più all'altra parte del mio lavoro va bene, mi fa bene in questo momento. E quello che è assai sorprendente è che tu si vede, sei una persona piuttosto dolce, ma le tue vignette sono molto spesso di una gravità, di una forza che sono quasi un pugno in faccia di quello che lo guarda. Perché c'è questa violenza, direi, nel tuo disegno, nella tua comunicazione sui temi che ti tengono a cuore, ovviamente? Non lo so, mi pongo il problema di essere efficace, quindi di mettere in chiaro esattamente quello che voglio dire, quindi il segno, le macchie, i colori vanno tutti un po' in quella direzione. Ed è vero, ho un animo un po' espressionista e viene fuori anche nelle vignette, che non contrasta con il vivere più quieto, più dolce, più civile. Ci sono, insomma, siamo esseri complessi, non siamo dei monoliti, e probabilmente ho un po' di anime che convivono dentro di me, che va bene. Spero. Sì, va benissimo, perché io adoro quello che fai, ma non posso dire che sia qualcosa che ti rende pacifico. Ogni tanto dà voglia di reagire in una maniera forte, è quello che ovviamente
secondo me stai provando anche di creare in quello che sta guardando quello che fai. Ma secondo te è possibile di trattare qualsiasi tema sotto una forma o di illustrazione o di vignetta satirica? In linea teorica sì. Poi non sempre ci si riesce, però in linea teorica sì. E era un po' il discorso che dicevamo prima, io non sempre riesco a mettere l'umorismo, questo gradiente in più nelle cose che faccio, però sì, poi non è detto che si possa vivere di tutto nella stessa maniera, però in teoria il disegno editoriale può toccare un po' tutti i temi e soprattutto deve trattare i temi più spinosi e deve farlo in maniera precisa, in maniera da essere anche efficace. È quello un po' il suo scopo. E nel tuo mestiere ci sono poche donne. Abbiamo già discusso di questo, perché assicurare la parità in un mondo che per il momento è ancora dominato dai maschi, perché ci sono molto più vignettisti uomo che vignettiste donne, anche se ce ne sono parecchie e anche molto brave. Abbiamo intervistato in queste serie di interviste Anne de Rennes, con chi abbiamo fatto una conferenza a Ferrara, ma ce ne sono tantissime altre. Perché, come mai è così difficile per le donne di avere una presenza più importante in questo mondo per il momento dominato dai maschi? O è così o non è così? Ci sono difficoltà e sono difficoltà legate un po' a delle consuetudini che sono difficili da cambiare, da sradicare. Tu hai accennato bene, per il momento è così e le cose stanno cambiando e cambiano velocemente. È vero che il disegno editoriale è stato per lo più attività, come dire, legata all'attività di disegnatori uomini, come si sono visti per anni più giornalisti uomini che giornaliste donne, però pian piano le cose cambiano, è una questione di tempo, di consuetudini, di possibilità che le donne si danno. Io credo che cambierà, dobbiamo avere un po' di pazienza e favorire un po' soprattutto le giovani illustratrici, e probabilmente fra 10 anni saremo molte di più. Quando ho iniziato eravamo veramente una manciata di disegnatrici e adesso comincio a vederne tante, a scoprirne tante, a vedere attività molto diverse, quindi probabilmente è una questione di tempo. Allora, speriamo bene, perché effettivamente merita assolutamente questo. Grazie Marilena per questa piccola e breve intervista e speriamo di vederci presto. Molto volentieri, grazie mille. Grazie. Un abbraccio. Arrivederci, ciao. Patrick Lamassoure, meglio conosciuto con il nome d'arte CAC. Dopo un'importante carriera nell'industria cinematografica, ha scelto di dedicarsi al mondo della satira. Infatti, dal 2014 è vignettista editorialista per il quotidiano francese L'Opinion, per il quale pubblica ogni anno un estratto delle migliori vignette. È presidente anche dell'associazione Cartooning for Peace. Bonjour Patrick. Patrick Lamassoure, en termes de dessinateur CAC. Mr. CAC, welcome to this interview. Thank you. On the contrary to what I did with others, I asked to every cartoonist to send me a cartoon, but I selected one of yours, obviously. And this one is about fake news and danger to liberty, freedom of expression. And I choose this because you are now president of Cartooning for Peace. Could you explain what is Cartooning for Peace and what you try to do with that foundation, in fact? Cartooning for Peace is a network of cartoonists all over the world. It's about 200 cartoonists in 70 countries. It was created in 2006 by Jean Plantu, famous French cartoonist, drawing for the front cover of Le Monde, Journal Le Monde, the daily. Right after the edition first in Danish papers and then all over Europe, you know, of the famous Mahomet prophet caricatures,
And there were many debates, there were riots and even dead people in some countries because of those cartoons. So there was a big panel, and Jean and Kofi Annan at the time, who was the General Secretary of the UNO, thought that it wasn't only about doing one panel, but it would be a long-term problem, the relation between Muslims and cartoons. And so he decided to create this. It's an association based in France, although it's international, to do three things. The first one is promoting cartoons, making conferences, exhibitions, and so on and so forth, books that we do with Gallimard, to show cartoons and show what it is about. Also then to do workshops in schools and prisons, where we go, we show cartoons, and we try to teach the students and the pupils. We try to teach them, let's say, freedom of speech. It's not only about human rights, which is basically the core spirit of Cartooning for Peace, the General Declaration of Human Rights. It's about showing the kids that even if you have different opinions, you can talk about it, and everyone has to listen to everyone. You don't have to change your mind about something, but at least you can admit that we can't all think exactly the same way. So we try to teach freedom of speech based on cartoons. And the third part is we support cartoonists who are endangered in various countries. It can be because their government is putting pressure on them. It can be because they have threats on social networks, so on and so forth. So we try to help them and see in the best way we can do to solve the problem. Sometimes it's very hard problem, and they actually have some of our members had to leave their country and go and live somewhere else. So we also try to help them to do that. And some of them are also in jail or have been beaten or... Yes, yes. So, well, in 2020 only, we have registered about 60, I think it's 63 exactly, different kind of threats. 63 cartoonists who have received threats, and it goes from simple, let's say, I'm going to find you and you're going to have problems that you can have on the social networks, for example, up to some of them were going to jail, actually, yeah, because of a cartoon, because the government didn't like something they published. And not only about religion, obviously. But coming to yourself, you're a strange man in the sense that you made a first career in cinema. You were working for nearly 20 years, if I know well, for cinema in France and internationally. And why did you abandon this career just to do cartoons, editorial cartoons, particularly for a French newspaper? I've always done cartoons, let's say, on the private side. I started drawing at the age of, I don't remember exactly, let's say 10. And because I also loved movies, I started working in the movie industry in different associations, I worked for Promoting French Cinema in the World at UniFrance, which is a famous French association doing that. So I traveled around showing French films and so on and so forth. And I did different things. I was in charge of the French Film Commission, trying to attract film shoots in France. I loved it. It's really a great industry. It's very creative. It's very interesting. There are a lot of parties. So I really loved it, but I always had this little voice in my mind telling me, you've never tried to actually work in the cartoon industry, not just do cartoons for fun, but doing them in a professional way as an everyday life in a way. So I had this little voice here, and in 2013, a new daily was created in France, which almost never happens. You know, nobody nowadays, because the press in such difficult times, nobody creates a new daily. And Nicolas Betou, former boss of Le Figaro and Les Echos, famous French newspapers, created this new daily. And he wanted a cartoonist from the front cover, which also never happens. And the third thing that happened, which never happens, is that he decided to hire this cartoonist, not by making a phone call and finding someone he already knew, but by making a public contest. So they organized the contest, which was very open. Anyone could participate. And they said, we're going to give you one topic a day. You can participate every day. It's going to be for 1 month. You send as many cartoons as you like. And well, I tried and I won the contest. So they hired me. And then suddenly my life completely changed.
obviously. But when you are drawing, on command, that is to say, it's a newspaper who asks you to draw on a subject specifically. Yeah. Yes, it's, I would say it's both the easy part of my job and both the frustrating one. Easy because I don't have in the morning to wake up and think, oh, what am I going to do today? What do I want to speak about? But also frustrating because if ever I want to speak about something and it's not what the newspaper has chosen for the front cover, well, I can do it for myself, but I have to work on the specific topic that the paper gives me. That's true. How do you do? You have to get informed because many subjects are so vast, seems that you are going, you have to treat. How do you work? How do you do that? First of all, if it's a topic that I don't know anything about, then I do some reading, of course, trying to understand in the short period of time I have, because I do one cartoon a day, I try to understand, the basics of that topic. And then I guess I do what every other cartoonist does. I look in the subject and think, is there anything funny already in that subject? Is there anything that is a paradox? Anything that has changed in the years? Is there a funny politician that's involved? Can I make a connection between that topic and another topic of the day, or a connection with a famous film or famous comic book that everybody knows to make it funny? I think we all have the same way of, we look around, we start walking along different paths and it's, most of them are dead ends, but sometimes we find something funny to say about it. And to be funny is important for you? For me, it's the most important. I think it's even more important for me to be funny than to say something true or something that is important to me. Or it's number one, I try to be funny, which sometimes is very difficult. Not only, I mean, if I do a cartoon about a murder, of course, it's not going to be funny most of the times. But sometimes it's very difficult to be funny on something that's very economic or about, you know, finance or things like that. So, but it's my first goal. Why? Because it's what I like most in other cartoons. It's when they are really funny. That's what I like most, above any other aspect of the cartoon. Yes, and we saw that when you were a member of the jury of the Libex 2020 cartoon competition, where effectively we choose some of the cartoonists because they were really, really good. One of them was Job Bertrams, which we are going to interview in this series of interviews. So thank you very much, Patrick, and hope to see you soon in Conversano, I hope. Yeah, fingers crossed. I can't wait to try to see real humans in flesh and blood again. Yeah, that would be nice, effectively. Thank you, anyway. Thank you, Patrick. Nils Bo Boysen, giornalista, vignettista, multipremiato e illustratore per libri di bambini. Crea delle vignette politiche per siti web internazionali e per il giornale danese Jylland Posten. Fa parte del consiglio scientifico di Libex. Good afternoon, Nils. I'm very happy to find you on video. I would have preferred to do it in conversation directly. Yes, but, we all would, I think. The time is the time, and I think that the cartoons that you sent me to illustrate a little bit your job was announcing what's going to be 2020. Yes. And why did you choose this one? I think it was, I didn't know, of course, that there would be a virus, a pandemic, or lots of other terrible things coming this year. But of course, we had Trump, and there was some sort of new change happening. It was as if the world was giving a new set of values, and it was, of course, making fun of that trend. But it was came out to be more precise than I had hoped. So, yes, that's the background, really, for the cartoon. And in your job, you are working every day, I think, for a journal called Jylland Posten. Yes. Which was the journal, the Danish journal, which was at the beginning of the affair of the Mahomet cartoons. Yes, back in 2005.
as there are not many cartoonists in Denmark, I think there are something like 50 or something like this. Why didn't you participate to this competition? Because we must put it in context. These cartoons were done after that they were in Netherlands. Cineas was killed by terrorists, Muslim terrorists, and there were a lot of problems with Islamism. That's why Gillian Poston decided to try to illustrate this by doing these cartoons. But why didn't you participate to that? Because at the time, I thought it was just a silly confrontation. At the time, we hadn't had the discussion of the freedom of expression. To me, it was just a provocation, which was an empty gesture. And every cartoonist in Denmark was asked to participate. I declined immediately because I just read it and I was right out. I think we should concentrate on commenting on real world issues and not exactly the differences between religion. Or I remember some afterwards, some of the Israeli cartoonists said, "It's we don't make fun of people's religion, we make fun of people." And that's what I think, because you can put everything into religion. Religion in itself is not a problem. The extremists are the problem. So I didn't want to confront a lot of Muslims who are living everyday lives. What we have to confront are the terrorists and people who are using religion. So I believed at the time it was the wrong thing to do. Later it became a discussion of freedom of expression. Can we? And that of course changed the whole attitude towards the illustrations. Mm. So for you, there are some limits to the freedom of expressions? I have my own limits. I don't think, of course, I have my limits can, of course, also be provocative to some. I mean, we have the whole Chinese affair. I want to ask you a question. Yes. We must explain what's happened to the people who are seeing us. You published in January a cartoon representing the Chinese flag, but instead of putting stars, you put some images of the COVID. Yeah. And obviously, this has not obviously, but this provoked a kind of extremist reactions, and you had a lot of threats, and you had to close yourself in your house and so on. Yeah. So what do you think of this? Because in fact, it was not, which kind of provocation was it? And that's exactly my point. Because whatever you do, I try to express myself and not following a line of, try to follow politics, what we decide is right or wrong. I try to ask myself, is this right? Is this wrong? So in this case, with the COVID virus on the flag, the Chinese flag, I just made it was a visual interpretation of the Chinese flag, which seemed to have upset the Peking government. It was sort of in a context of China asserting itself in a lot of areas around the globe. The week before, it was a Swedish TV sort of a humoristic thing about, they made some, what do you call it? Irony? Yeah, irony of Chinese tourists and they became very angry with the Swedish. The week after it was me, and the week after again it was another, and it was a Danish sculptor who made a sculpture of the democratic movement in Hong Kong, and it moved on. So they have, I mean, there was reasons for this harsh reaction from Beijing. Yeah, and this raised the problem of internet and the capacity of the people to threat people on internet in an impune way, because nobody was able to know who they were and to stop what was going on.
No. So do you think that the freedom of expression should be limited by algorithm or by legislation which would impede such threats? No. I think it's very difficult to go into, I mean, it goes both ways. I have to reflect on who sees my work. My work is all over the place, all over the globe, and people from different cultural backgrounds will interpret it in different ways. And I have to have that knowledge in the back of my mind working, not like some sort of censorship, but as a real, the more I know about my readers, the more precise I can be in my work. And of course, I work out from my cultural reality and background. And there will be people, there will be cultures, there will be religions and states who will react differently from what I would have expected in my description. You are Danish, you are publishing on a Danish newspaper. Yes, why should you take in account people who are not in Denmark and who are not of our culture? Isn't it a limit to your art? Yes, it is. It is a limit, but it's a fact, and I have to relate to that fact, and I have to be more like think more like a teacher. I need to go in a try to it, it. I don't always succeed, but I try to make it explanatory what I'm doing. And as it is now, I just I've received some money for a fund, so I'm trying to explain what I'm doing. I'm trying to explain my chain of ideas when I work. That's what I'm going in the start of the next year to do something about online, to try to explain how my ideas will come into life. So you will have to send us a link to that. So we very much hope so. Ideas. Because okay. when you, I think we all illustrators, when we meet the world, we meet lots of reactions, and it's a learning process as well. It has to go both ways, and I'm not talking about censorship, self-censorship. It's just like how can I explain a situation, a conflict better than I'm doing now. That's called responsibility. Yeah, I don't know. Thank you very much, Nils. Okay, thank you, Terry. Interview. And yeah. I hope to see you in Conversano as soon as possible. Yes, me too. Hope to be there. Thank you very much. Yes, see you. Bye, Nils. Bye. Marco De Angelis è giornalista professionista, illustratore e grafico. È redattore e disegnatore dei quotidiani La Repubblica e Il Popolo. I suoi disegni sono apparsi anche su numerose testate negli Stati Uniti e in Europa, come il New York Times, il Washington Post e Le Monde. È tra i fondatori e caporedattore della rivista online Boudoir. Ha collaborato anche con la RAI, TMC e altre emittenti. Buon pomeriggio, Marco. Sono molto contento di averti qua. Sei membro del Consiglio Scientifico di Libre Expression e quindi è sempre un piacere di vederti. Tu mi hai mandato per questa intervista una vignetta sul tema della guerra e dei, diciamo, di tutti coloro che subiscono questo. Puoi spiegare un po' il perché della scelta di questa vignetta per ripresentare un lavoro enorme, perché è da decine di anni che tu stai facendo le vignette in tantissimi posti dappertutto il mondo. Perché questa specificamente? Beh, devo dire che effettivamente è una scelta che è anche un po' sentimentale, no? Anche perché credo che mi rappresenti molto. È una vignetta che io ho pubblicato nel 97 e che ha vinto la Palma d'Oro al Festival, al Salone Internazionale dell'Umorismo di Bordighera, che è una appunto delle maggiori manifestazioni per 50 anni, è stata una delle principali al mondo, adesso non si tiene più, e che rappresenta un po', diciamo, quella che è la mia filosofia e quella è la maggior parte delle vignette che realizzavo in quel periodo, cioè che erano contro la guerra, contro l'incapacità del mondo, delle nazioni
industrializzate, ricche, potenti dell'Europa, di far fronte a quello che era il dramma dei conflitti che si tenevano in quel periodo in Jugoslavia, Kosovo, si era appena conclusa la guerra in Bosnia, ma che è una vignetta che è ancora drammaticamente attuale adesso con tutti i conflitti che si tengono appunto in Medio Oriente, come vediamo quello in Siria, il dramma dei profughi, degli aiuti umanitari, temi che purtroppo continuano ad essere di strettissima attualità e che segnano un po', se vogliamo, quella che è stata la mia attività di disegnatore di satira politica, oltre ai vari numerosissimi temi dei quali mi sono occupato. Questo nell'arco di 46 anni di attività. Io cominciai a pubblicare, il primo disegno l'ho pubblicato nel 75, per cui insomma ne ho fatte parecchie. No, la gioventù non finisce mai. No, ma quello che mi preoccupa è che i temi poi alla fine sono sempre quelli che si ripetono. Di fatto è questo che forse è un po' un problema per noi che ho la stessa età di te, quindi che pensavamo di essere in grado di modificare un po' l'evoluzione del mondo verso qualcosa di un po' meglio, e invece vediamo che soprattutto dall'inizio del XXI secolo, che invece di andare meglio sembra che le cose si stanno peggiorando, perché come dicevi, il tema della guerra non è finito. Tu hai molto disegnato anche sui profughi, particolarmente sulla crisi dei migranti. Ma perché tu scegli sempre questi temi, diciamo, di società nel stesso tempo che sono di attualità? Ma sono dei temi che mi colpiscono direttamente al cuore, perché vedo che effettivamente ci sono dei drammi dell'umanità ai quali non si riesce far fronte, non si riesce a risolvere delle situazioni che si trascinano per anni, drammi che coinvolgono popolazioni, famiglie, persone, bambini. E devo dire che tra tutti gli altri temi che tratto abitualmente, io vado praticamente dalla satira dello stretto fatto di attualità, ma questo di più forse in precedenza quando facevo la vignetta quotidianamente per i quotidiani, ma tratto anche i grandi temi, i grandi drammi dell'umanità, insomma, per cui appunto questo dei profughi, dell'emigrazione, emigrazione forzata poi tra l'altro, perché è un'emigrazione che cerca non soltanto il benessere e la seconda possibilità economica per dei popoli disagiati, ma è un'emigrazione che è una fuga da situazioni disperate, che possono essere la fame, le siccità, le guerre, le persecuzioni. Ma appunto nel tuo lavoro, è un lavoro, io conosco bene la tua produzione perché mi piace molto e poi stiamo preparando delle cose insieme, ma nella tua produzione è molto seria in un certo modo, cioè è una satira che non porta molto spesso a ridere. Qual è il posto dell'umorismo nel tuo lavoro? Cioè a che punto tu, quando prepari un disegno su qualcosa, vuoi fare ridere o piuttosto fare pensare? Ma io cerco di trovare sempre il giusto equilibrio, cerco di suscitare il sorriso, non tanto la risata, anche se talvolta mi diverte fare anche, proprio per piacere mio, anche delle vignette più comiche, se vogliamo, più strettamente umoristiche, pur sempre mandando un certo messaggio, un commento, quello che io chiamo il commento giornalistico, grafico, ma cerco sempre soprattutto di far pensare, di far ragionare. In fondo l'umorismo, la satira, serve per guardare oltre il fatto, attraverso il fatto, guardandolo con un occhio diverso, no? Quella, la cosa che si dice sempre, ormai siamo banali anche a citarla, ma quello che spesso un'immagine di satira politica fa pensare e colpisce, fa ragionare più che non un articolo, un editoriale di 60 righe, è la verità. Se uno riesce a trovare, poi io spero poi insomma di riuscirci, riesce a trovare il giusto equilibrio di far sorridere, magari a denti stretti, però fare anche ragionare sul fatto, talvolta magari si va sul drammatico proprio, diventano delle illustrazioni, diciamo che come nel caso degli attentati a Charlie Hebdo o altri che sono avvenuti, si fanno dei disegni
che non sono strettamente umoristici, è satira politica, ma sono più che altro illustrazioni fatte con uno stile grafico umoristico, ma che fanno essenzialmente pensare e ragionare, che colpiscono, insomma, che commemorano spesso. E allora, per divertirti, sembra che tu anche ti sfoghi tramite una rivista web che si chiama Boudoir. Sì, Boudoir, che è una rivista... Puoi spiegare un po', sì. Sì, Boudoir, www.boudoir.it. Sì, sì, si deve dire ancora www.boudoir.it, senza dimenticare la scritta. E Boudoir scritto poi all'italiana, così, diciamo. Questa qui è una versione cartacea che abbiamo realizzato l'anno scorso, una copia unica. Abbiamo fatto un numero zero e questo numero uno, ma in realtà è una rivista online. Adesso stiamo preparando il numero 70 e siamo in tre a farla, insomma, Dino Aloi, Alessandro Prevosto e il sottoscritto, io sono il caporedattore, ed è una rivista effettivamente che permette a molti disegnatori, in un periodo in cui non ci sono riviste umoristiche, non c'è molta possibilità di pubblicare satira sui giornali, sui quotidiani, sui settimanali, permette a tanti disegnatori di pubblicare i propri disegni, le proprie strisce, poi pubblichiamo anche numerosi articoli su manifestazioni internazionali o articoli storici sulla storia della satira, dell'umorismo. Anche tu, Thierry, ci hai onorato di qualche tuo pezzo. E poi racconti anche umoristici, dove in Italia poi tra l'altro c'è una grande tradizione di racconti umoristici, ma che si è andata perdendo, racconti brevi umoristici, si è andata perdendo nel corso degli anni, e noi stiamo cercando di recuperare. Anche con un premio che diamo, un premio Boudoir, che diamo nell'ambito di un altro famoso premio letterario, che è Racconti nella rete, che si tiene a Lucca, uno dei racconti selezionati per l'antologia, il migliore umoristico riceve il premio Boudoir, per cui stiamo cercando appunto di tenere viva diciamo la grande tradizione di satira e di umorismo che abbiamo sempre avuto in Italia, coinvolgendo anche che purtroppo sembra essere adesso persa, perché non c'è più neanche un giornale, a parte quello toscano, non c'è più un giornale di satira politica a livello nazionale. Eh sì, infatti Boudoir, devo dire, molti ci invitano a farlo cartaceo, però effettivamente la possibilità che ha Boudoir di vivere, di sopravvivere, anzi è soltanto quella del fatto di essere un giornale online, e altrimenti non sapremo come affrontare i costi, le spese della carta, della distribuzione. Non è facile ottenere la pubblicità, praticamente impossibile, per cui almeno facendo un giornale online, che economicamente diciamo non ci porta nulla, ma ci dà grande soddisfazione e tanta gloria. Se uno vivesse con la gloria saremmo tutti ricchissimi. Però. Quindi secondo te, se non siamo più capaci di ridere, c'è una luce che si spegne nella democrazia? Ma quello sicuramente. Per me la satira è essenziale, lo è sempre stata. Si è fatta satira millenni fa, la grande tradizione della satira politica è nata, diciamo, si è sviluppata nell'Ottocento, poi nel Novecento ha visto grandi giornali che hanno lasciato un segno indelebile, però effettivamente adesso è molto difficile riuscire a sopravvivere, a farla sopravvivere, perché ci sono molti casi di censura, di timore, di problemi che possono sorgere a livello politico, per cui quindi i giornali, un po' per risparmiare nelle collaborazioni, perché la prima cosa che si taglia chiaramente è la vignetta umoristica, un po' per timore, insomma, di avere delle ritorsioni, no, diciamo delle incomprensioni politiche con i personaggi o i governi o quelle parti di società che vengono colpiti nella vignetta, tendono piuttosto ad abolirla, come è accaduto per esempio con il New York Times. Parliamo del New York Times negli Stati Uniti, che aveva una grandissima tradizione proprio nella satira politica, e che per delle polemiche, per una vignetta di Antunes, polemiche poi tra l'altro estremamente infondate,
finito per abolire totalmente la presenza della satira politica sulle proprie pagine. E quindi rischia di essere un problema anche di società, perché perdere la capacità di ridere di se stesso o delle cose che sembrano un po' strane e triste può essere una perdita tremenda per la democrazia. Grazie mille a Marco per il tuo lavoro e per quello che fai. E ti auguro buone cose e speriamo di vederci a Conversano presto. Speriamo, grazie a te di avermi dato la possibilità di raccontare qualcosa del mio lavoro. Ciao Marco. Ciao, grazie. Hugh Bertram, vignettista, editorialista multipremiato, ha pubblicato le sue illustrazioni per il quotidiano olandese It Parol. Dal 2011 lavora per il settimanale Groene Amsterdammer. È membro di Cartooning for Peace. Hello, Jop. I'm very glad to see you. It's very nice to have you. Perhaps we shall have you also next year in Conversano, I hope so. I hope so as well. Should have done it this year, but it didn't work. No, it's too difficult to get in Italy without all the, and with this whole COVID problems. But nice to have me on video. So you sent me a cartoon which was supposed to show a little bit what you are doing, because it's impossible with your long career to define you with only one drawing. But why did you select this Trump and his lawyer funding? Why did you send me this cartoon? I think this is Trump Giuliani cartoon because it is rather recent, and even at the moment it is still playing, because they try to preemptive pardons for the misdoings in the past and maybe even in the future. So it's very actual, and it's a mad world as well. What is happening there? And you are very interested in your cartoons, obviously, to look at the strange things which are happening in the world. Yes. But are you mainly interested with politics, or are you dealing with other kind of themes and subjects? No, mainly politics, I think. Yes. Not everything I draw about are directly politics, but most of them are politics, because they are most fun to draw about. It's just a huge stage with mad actors every day. So it's just fun. Yeah. And so fun. This is very important in your work, because you are one of these cartoonists who are always looking to have an ironic, funny approach to problems. Yes. Is it your why? Is it your character? Is it because you think that you have to make the people laugh, or what? I don't know, but it could be many reasons, because someone does something. Maybe I'm a very sad person who needs this to do to keep alive. But on the other hand, I think I love seeing the bright side of life, and not only the dark side. Yeah, and I'm tending to the bright side, and I hope the readers and the people that look at the cartoon just get a little glimpse of light when they see it. And in your approach, you've got quite a surrealist approach, because most of your cartoons are also putting the viewer in another world, because it's just the one you made about Giuliani and Trump is a kind of characteristic of your work, because it's an impossible situation, but quite surrealistic one. Yes, and I think I love to put it in a surrealistic way, because that gives you the opportunity to grab much more possibilities than you have to depict the reality, which is quite mostly quite dull. You always look for something that makes it gives the situation a certain twist.
And this twist is easily to find for me, and I speak for myself, to find in somehow surrealistic environment than in a straight reality. I think at the end, most cartoonists tempt to sort of surrealistic world and not the real world, because if you would depict the real world, it would be dull. Yes, certainly it is. Certainly it is. But I wanted to ask you, you are drawing specifically politics, but you are touching also problems linked to freedom of expression. And yeah. One of your recent drawing, which was in fact about Charlie Hebdo, where you saw somebody without a head, and at the place of the neck, there was just a tongue going out. Yeah. In front of him was an imam. And, not an imam. Well, it was depicted after Abu Bakr al-Baghdadi. That was the man that was in my mind, and also those figures that beheaded people in Syria and in Iraq from ISIS, with his black head cover and black how do you call this, the suit clothing. That was the figure. How do you depict a fundamentalist, an ISIS warrior? You have to take just these images. So it was just this jihadist that I depicted. It wasn't an imam, nothing at all, because I seldom do things really about a religion itself, only with the people who are acting in it, as in politics. Yeah, but you told me that you had problems with that cartoon. I didn't have problems, but there was a teacher in here in Holland that had put this image on the wall for 5 years. And suddenly some pupils of this teacher got angry about it and then put it away. And they made such a fuss that he had to go into hiding. This teacher. So that was quite impressive happening, and I wasn't glad about it at all, because it was not well interpreted what exactly the meaning was. They saw Mohammed in it, I believe, and which was absolutely not the case. And what do you think about this? What do you think about this? All these threats against cartoonists, which are drawing to criticize jihadist extremism, Islamism, and you see that the world of Islam is responding in a very negative way, just as if it was an attack against their religion. And it's not only in religion, but also in politics. It's with this social media threatening, it's more or less usual, has become usual the last years. And that's awful. But what can you do about it? As it is, freedom of expression as well. Yeah. And so do you think that this kind of threats should stop you or stop other cartoonists to draw against theocracies and politics, use of religions in politics, and so on and so on? I don't use religion, but they have. It's free to criticize your cartoons. It's you're free to feel offended, but you can't be offended if there aren't any cartoons, if nothing has happened. So it's in a way it's a way of beginning a discussion with a cartoon, and then you can react on it. And if you do not agree, you do not agree. But threatening is, as I am threatening nobody, I shouldn't be threatened as well, and neither. That's the issue. We should be free to do our things, and we should be free to react on things, but also in a proper way, that people can also react to this and not with this violence. So you will carry on drawing
as a critical cartoons about extremisms and things like this. Of course, extremism and especially, and not extremism is an abstract thing. It's the people that are the I'm acting against extremists, not extremism. I don't know what to do about it. But the extremists, that's the way. And politicians, I act, and I don't act, I draw about, I make fun of people and of people which are on stage. Let's say the world is a stage. That's not my invention, but often is said the world is a stage, and on this stage people are acting, and that's where I'm involved. I'm watching those people act, and I'm asking me why do they do this? Do I agree with this? And this is funny. This is not funny. But let's make something funny out of it. So very well. I hope that you will carry on your very very nice work, which I'm very fond of it. And I wish you a very good afternoon. Thank you very much, Job. And thank you very much. Hope to see you soon in real, not only in virtual. Really, yeah. Well, yeah, I'm looking forward to. Okay. Thank you. Thank you very much. Goodbye. Goodbye. Fabio Magnasciutti, vignettista e docente fondatore della Scuola di Illustrazioni Officina B5. Insegna presso lo IED di Roma, collabora tra l'altro con La Repubblica, L'Unità, Il Fatto Quotidiano, Linus, Left e Il Manifesto. È componente del comitato scientifico di Libex. Buongiorno Fabio Magnasciutti, molto contento di vederti, anche se solo in video avrei preferito vederti a Conversano, dove sei venuto già più volte. Sì, non vedo l'ora. Anche noi, a dire il vero. Quindi stiamo presentando una vignetta tua che tu hai scelto effettivamente per presentarti e presentare il lavoro che tu fai come vignettista. Ci puoi spiegare perché hai scelto particolarmente questa vignetta delle foglie che stanno cadendo e parlando tra di loro? Le foglie sono sicuramente un tema molto ricorrente tra le mie vignette e non è stato semplice sceglierle per una questione di numero, perché ne ho oltre il 10.000, insomma non saprei neanche più quante sono, e quindi ho scelto un tema che è quello narrato dalle foglie, che riguarda i migranti, che è un altro dei temi che affronto purtroppo, periodicamente, perché sarebbe bello non doverlo fare, ma credo che sia opportuno invece farlo. E magari da un punto di vista strettamente grafico non è forse la più rappresentativa, no? Si tratta, sì, sostanzialmente solo di foglie, tutte più o meno di un tipo, tranne una che è diversa. È un altro tipo di foglia, insomma, in qualche modo fa riferimento all'autunno, che è questa stagione, quella che stiamo quasi salutando, insomma, diciamo, comunque, e in cui appunto l'una dice all'altra: sei venuto, utilizzando questa locuzione che tristemente viene utilizzata riguardo a rubare il lavoro, una dice all'altra: sei venuto a rubarci l'autunno. Ecco, quindi è un riferimento a un modo di dire tristemente noto, e quindi ho scelto questa per una ragione semplice, cioè racchiude due tematiche, una delle quali particolarmente importante e urgente, che è quella dei migranti, ma che utilizzo piuttosto spesso nelle mie vignette. E quello che è interessante in questa vignetta è che anche fa vedere la tua tecnica, che è una tecnica molto particolare. E ci puoi spiegare un po', perché molti disegnatori hanno un tratto, tu e come altri, forse pochissimi altri, è anche una pittura con una tecnica quasi di rilievo, diciamo. Sì, allora, le vignette sono fatte tutte in digitale, direi purtroppo, ma alla fine invece, insomma, è una grande risorsa, insomma, soprattutto quando si ha scarso tempo a disposizione, però nasce da un grande massiccio utilizzo che ho fatto dell'acrilico, che è sicuramente il mio materiale preferito. E quindi sicuramente l'approccio è pittorico, perché utilizzo la penna e quindi la tavoletta
come se fosse, con tutte le dovute differenze, ma come se fosse una tavolozza con pennelli ed acrilici. Più o meno amo partire dalle ombre, dal nero, quindi parto sempre dallo scuro, dal nero. Faccio un primo bozzetto veloce in cui prendo più o meno le misure alle forme, e poi con i colori chiari tiro fuori la luce, insomma, diciamo. L'ho certamente inventato io questo approccio, però generalmente a me piace molto partire dal buio per arrivare alla luce, magari anche metaforicamente, non lo so, ma comunque, insomma, l'utilizzo comunque è molto simile a quello che ho sempre fatto e che continuo a fare con l'acrilico. E allora, del tuo lavoro anche hai un approccio che si potrebbe definire surrealista, cioè non esiti a fare dei disegni mettendo delle situazioni come una penna che si fa psicoanalizzare, o dei temi che sembrano veramente completamente surrealisti, per fare passare un messaggio sia politico o sociale. È così? Sì, è così. Non sempre ovviamente c'è un messaggio, a volte è semplicemente un divertimento, no? Quindi capita che voglia fare una vignetta anche semplicemente per liberarmene in qualche modo, quindi l'approccio magari può essere semplicemente solo umoristico, capita anche quello, però sì, il linguaggio dei surrealisti è un linguaggio a me molto caro. È stato il primo amore quando mi sono avvicinato al mondo della pittura, ero piccolo. Era un catalogo, tra l'altro, che mi era capitato tra le mani, non so neanche per quale motivo, insomma, i miei erano tutt'altro che interessati a qualsiasi forma d'arte, insomma, per cui mi era capitato questo catalogo di Magritte, del quale mi sono follemente innamorato, e più o meno tutti gli illustratori pagano un pegno a quel linguaggio, se non proprio direttamente a Magritte, ma comunque al linguaggio dei surrealisti, perché hanno decodificato tutta una serie di strumenti che servono per leggere diversamente e lateralmente la realtà. E quindi sì, sicuramente c'è un grande amore da parte mia verso i surrealisti, insomma. E tu lavori e hai lavorato per tantissime testate giornalistiche come La Repubblica, L'Unità, Il Fatto Quotidiano, eccetera, eccetera. Eppure non è che tu fai molto spesso delle vignette, diciamo, di critica politica alla politica o al grande gioco della politica? No, hai ragione, sì. C'è stato un periodo, soprattutto quando collaboravo con l'Unità, in cui c'era uno scontro frontale allora ai tempi con Berlusconi, per cui ho fatto anche quelle vignette e ho realizzato anche vignette in quel periodo particolarmente, appunto, cioè, ho principalmente lavorato su temi politici, perché ovviamente l'Unità era un giornale purtroppo apertamente schierato, quindi ho realizzato anche vignette con caricature, ma devo dire sinceramente che non le ho mai amate, non amo né farle né vederle, sinceramente è un linguaggio che non mi appartiene molto, e quindi a parte rari casi, insomma, non sono un grande amante di quel tipo di linguaggio così frontale, ecco, insomma, cioè, non, probabilmente non sono capace, non lo so, però non ho mai avuto un grande amore verso quel tipo di linguaggio diretto, cioè dove si ritrae il personaggio politico di turno, magari storpiandone alcune caratteristiche, insomma, no? La caricatura così funziona, ovviamente si esaltano alcune caratteristiche già presenti, ma io non è nelle mie corde. Normalmente preferisco dare uno sguardo laterale alle cose, e soprattutto non mi piace dare delle risposte definitive, perché non ce l'ho, no. Sì, effettivamente mi sembra molto ragionevole. Ma che cosa pensi della libertà di espressione? Perché appunto tu non affronti tanto temi che potrebbero essere, diciamo, origine di controverse molto forti, eccetera. Che ne pensi? In parte è capitato anche a me, insomma, ho avuto qualche piccolo rimbrotto da parte di qualcuno, ma certamente
non sono io un vignettista né un illustratore che può avere problemi ai quali tu alludi. Io penso ovviamente che sia un bene fondamentale la libertà di espressione in tutte le forme, anche laddove non incontra i nostri gusti, insomma, cioè personalmente ripeto, non amo l'approccio brutale, frontale, non mi piace. Non per questo ovviamente non voglio che si sia assolutamente liberi di esprimersi in qualsiasi modo. Ritengo che sia una grandissima risorsa. Poi ovviamente il discorso cambia da paese a paese, insomma. In alcuni paesi certi linguaggi sono particolarmente ficcanti e particolarmente importanti, in altri paesi, diciamo, come anche l'Italia, insomma, diciamo, tutto è molto più leggero, insomma, cioè quello che io faccio qui non potrei mai farlo in altri luoghi del mondo, e quello che fanno alcuni vignettisti qui non potrebbero mai farlo in alcuni luoghi del mondo. Naturalmente poi, se lo fanno, vanno incontro a problemi che ben conosciamo. E allora, caro Fabio, vogliamo ancora avere la tua visione laterale, quindi continua a farci vivere con il tuo surrealismo, certo, assolutamente straordinario. Grazie mille, Fabio. Grazie. E grazie a te, Thierry. A presto per un caffè a Roma, spero. Ma volentieri, ti raggiungerò presto. Ciao a te. Ciao, ciao. Aghim Sulai, vignettista, illustratore e pittore, e vincitori di molti premi di satira, tra cui il primo premio Una vignetta per l'Europa nel 2012 e il secondo premio del concorso Fondazione Giuseppe Di Vagno Libex 2020 Abbasso la satira. Espone le sue opere nelle diverse gallerie, tra cui l'Alfa Gallery di Londra. Aghim Sulai, tu sei un pittore, un vignettista di origine albanese, ma vivi in Italia, e tu hai scelto per questa intervista, per presentarti e per fare vedere un po' qual è il tuo lavoro, una vignetta che rappresenta da schiena probabilmente un migrante. Puoi spiegare perché hai scelto questa vignetta? Allora, come hai detto anche tu prima, sono nato in Albania, sono cresciuto lì, sono formato lì. Tutta la mia attività artistica è stato forzato, creato, studiato, pieno di gioia, diciamo, in questi tempi, anche se vivevo durante il regime comunista. Però abbiamo trovato con i miei amici, con i miei professori, i tempi di viaggiare, di imparare arte e anche la satira. Quando sono arrivato in Italia con una valigia, magari non era quello che rappresenta il disegno, ma era magari un po' diversa, però il senso della valigia mi ha, in maniera istintiva mi ha seguito sempre, essendo anche in Italia ormai da 30 anni, vivo ancora con questa valigia immaginaria. Perché io quando sono venuto qui non avevo solo sogni da riempire questa valigia, magari era vuota, era da riempire, di vedere come pittore Caravaggio, ma di vignettista anche, di conoscere l'arte di satira in Europa, perché in Albania, come ho detto prima, durante il regime non potevo criticare come sentivo le cose, perché il regime ti tagliava il disegno, ti rompeva le forme di espressione. E allora il primo, e poi con la valigia, il primo concorso che è stato a Cuneo, appena arrivato in Italia, mi ricordo come adesso, era su Rai 3, un annuncio per un concorso a Cuneo, Euro Humor si chiamava quella volta, parlo di 20 anni fa. Allora ho scritto indirizzo e ho mandato la casa valigia, una casa che rappresenta la casa dell'emigrante, che praticamente è una valigia, tutto. In una valigia c'è tutto. E ho vinto il primo premio e mi ha seguito bene questo, cioè, poi quello che dici te, che parli per quell'uomo con la schiena, con la valigia sotto rotta, ho vinto il primo premio di nuovo in Francia, e allora ho cominciato a capire che stavo disegnando senza pensarci, in maniera istintiva, il mio autoritratto con la valigia, con i sogni che avevo dentro, e stavo tirando fuori la mia DNA artistica che avevo imparato in Albania
è presentata qui in quel terreno nuovo europeo. E siccome sono andati bene queste due volte, allora ho seguito sempre a partecipare soprattutto con le valigie storie di emigranti, di emigrazione. Poi il focus, la panoramica del mio sguardo ha cominciato a vedere le cose più in profondità, a criticare i problemi dell'emigrazione, che io li ho conosciuti da vicino all'inizio, a conoscere pian piano, legati anche con questo tema, che per me sono nella mia forma più concreta, anche la natura, la critica per la protezione contro la rovina che l'uomo sta facendo all'ambiente, per la mancanza dell'acqua, per i problemi dell'uomo in generale, e soprattutto un giro ritorno di nuovo alla valigia, di nuovo alla storia dell'emigrazione, che si possono fare, anche se lavorerei solo sull'emigrazione, posso fare solo mostre e mostre, disegni e disegni, perché la valigia non finisce mai di stupirmi, c'ha sempre nasconde nei suoi angoli vuoti particolari e ricordi, ma anche cose da proporre. Tu fai anche molte vignette politiche, anche sulla politica europea, hai anche vinto un premio nel concorso che avevo organizzato, appunto con un disegno dove si vedono bene tutti i capi di Stato e di governo che remano in una barca a forma di stella, e quindi effettivamente rende abbastanza difficile la presa di decisioni. E quindi sei anche ispirato dalla politica, diciamo, internazionale? Sì, certo, perché entrando nel giro dei concorsi, la tema principale che chiedevano questi concorsi sono problemi dell'uomo oggi, della vita di oggi. E per forza l'artista, il vignettista, deve toccare i problemi della realtà, i veri problemi. Quali sono? Una parte, come europei, è questa Europa famosa che noi cerchiamo, anzi, anche noi come cittadini europei siamo in quella barca, ognuno con la famiglia, a entrare in questa Europa, anche se siamo dentro, a capire meglio questa Europa. Quando vado in Albania, che sta tentando di entrare in Europa, lo guardo un'Europa e dico: ma cosa volete fare in Europa se non capiamo anche noi cos'è ancora? Sì, così, allora, praticamente questa stella che dice lei è una vignetta che mi ha dato anche questa molta soddisfazione per la trovata artistica, perché, come ha detto tu, è una stella dell'Europa nella forma della barca, e in ogni angolo della stella c'è un personaggio che rappresenta uno Stato o un Consiglio europeo, che rema ognuno per conto suo e la barca rimane in mezzo, cioè non va da nessuna parte. E poi questo premio me l'hai dato tu a Ferrara, non so se te lo ricordi. Sì, certo che mi ricordo. Per ritornare al tuo lavoro, tu sei un pittore, e anche un pittore abbastanza famoso, abbastanza realista, direi anche forse iperrealista, e si vede molto nelle tue vignette. Ma come fai un equilibrio tra la tua pittura e le tue vignette? Allora, l'equilibrio è una scuola della vita, cioè praticamente il corpo artistico, cioè la mia parte artistica, comincia a sfruttare la manualità che uso per il dipinto, luce, ombre particolari. Questo li metto anche sulla vignetta. Per esempio, io anche la vignetta lo faccio a mano libera. Ti faccio vedere un disegno, per esempio, che sto facendo ancora qui, si parla di lockdown. È fatto tutto con una penna sottile, piano piano, con tutti i particolari. E forse anche questo è a Gimsulai, perché rappresentare una vignetta come una pittura umoristica, e anche questa è una forma carina che manca forse nella cornice grande dell'umorismo e della satira, perché di solito i miei colleghi lavorano o al computer, lavorano con le forme digitali, lavorano, invece la mia è manuale. Io anche nei concorsi porto disegni fatti a mano, sono un artigiano praticamente, che mi aiuta, la pittura mi aiuta certe volte a risolvere la psicologia del personaggio, questo della barca per esempio che noi abbiamo parlato prima. Se vedi in particolare tutti i personaggi, vedi luce e ombre, la somiglianza, e allora qui è la madre pittura che mi dà uno spunto. E poi alla fine anche mi piace
I miei maestri di vecchi sono Honoré Daumier, sono famosi, che erano anche pittori come Goya, per esempio, erano anche Goya, anche pittori e anche uomini di satira e di critica forte della società e dei problemi che vivevano. Questa forma l'ho trovato perché magari nella pittura poetica, narrativa, e anche un po' nostalgica, perché sempre dipingo la mia scogliera della mia terra, no? O la mia infanzia. Invece nella satira è una parte che io devo urlare per i problemi che sento, e la satira mi aiuta di più e mi dà soddisfazione in questo senso, quando si parla per l'emigrazione, per la mancanza della libertà della stampa, libertà di espressione, libertà di tutto. La vignetta è più vicina ai problemi reali, forse, secondo me. E così una aiuta l'altra. Effettivamente il caso, la vignetta è una lezione anche di vita, è una lezione di critica di tutte le cose che non vanno bene. E quindi, caro Agim, ti chiedo di mandarmi la tua ultima vignetta, per favore, e ti auguro un bellissimo lavoro, continua così, veramente. Ah, io ti ringrazio molto, è sempre un piacere quando vedo te, quando parlo con te, chiacchiero. L'ultimamente siamo visti adesso a Bari, con questo premio importante. Ti mando ancora, faccio gli auguri anche ai colleghi che hanno vinto, ma anche agli organizzatori, vi auguro e vi abbraccio da Rimini, diciamo, dai. Ciao, anche buon lavoro. Grazie, a presto. Grazie a voi. Ciao. Pierre Balouet, vignettista e docente. Le sue vignette sono state pubblicate sulle principali testate internazionali come The Guardian, The New Yorker e Le Monde. È componente di Cartooning for Peace e del comitato scientifico Libex. Bonjour Pierre Balouet, comment vas-tu de la France? Bonjour, ça va? Tu nous as envoyé pour cette interview un dessin que tu as choisi, que je t'avais demandé de choisir, qui représente une critique sociale assez forte. Ce sont deux riches, un couple de riches, devant un mendiant, et au lieu de lui donner une pièce, l'homme demande à la femme de lui donner son masque. Tu peux expliquer pourquoi tu as choisi ce type de dessin pour les idées viennent comme ça, et souvent elles sont saugrenues, parce que ils sortent de la banque, et il y a un pauvre type qui est là, un pauvre SDF qui a mis un panneau pour survivre. Et pour ce riche, il pense qu'à la maladie et il demande à sa femme, pas lui-même, de lui donner son masque. C'est comme ça, c'est une idée un peu surréaliste, un peu saugrenue, mais ça veut dire beaucoup de choses. Voilà. En même temps, ce sont les thèmes que tu utilises le plus souvent dans ton travail, c'est-à-dire les thèmes sociaux, les thèmes de critique sociale, politique. Oui. C'est cela? Oui, parce que je travaille beaucoup pour des journaux qui parlent de l'environnement et de la société. Mais je ne travaille plus pour des journaux purement politiques. Donc, je m'occupe de ces thèmes. J'ai une anecdote très drôle, c'est que j'ai montré ce dessin à un ami qui m'a dit « mais je l'ai fait, mais je l'ai fait ça ». Alors je dis « comment tu l'as fait ?» Ben oui, il y avait un type qui faisait la manche dans la rue et je lui ai donné un masque, je lui ai donné de l'argent, mais je lui ai donné un masque aussi. Alors, un masque neuf, pas celui de sa femme, un masque neuf. Oui, ça c'est quand même autre chose. Mais alors pour revenir à tes thématiques, ton travail est un travail essentiellement de critique sociale et politique, parce que même si tu ne travailles plus vraiment pour des journaux politiques, tu continues à décider, disons, sur le grand manège, disons, de la politique. Et donc, c'est quelque chose qui te tient à cœur, et c'est ça qui est le fond de ton travail, de ta recherche, de ce que tu veux essayer de faire passer comme message. Le message, c'est que ce qui est plus terrible en ce moment, c'est cette maladie. Bon, alors, j'ai fait énormément de dessins, cette pandémie, énormément de dessins sur la COVID-19. J'ai travaillé beaucoup, alors je travaille beaucoup pour le site et le syndicate de Kegel. Alors, j'ai fait énormément de Trump. Et de Biden et de Kamala Harris.
Et puis je travaille pour un journal qui est un journal de, sur l'environnement, un journal de, d'écologie. Et alors je travaille beaucoup sur les thèmes de la pollution, les déchets, etc. Quoi, la pollution des mers, des sols, le glyphosate, ces choses-là. Alors tu es aussi président d'une association qui s'appelle France Cartoons. Oui. Et qui regroupe un grand nombre d'auteurs, pas seulement français d'ailleurs, parce que ça s'appelle France Cartoons, mais c'est plutôt francophone cartoons, éventuellement. Et quel est l'objectif de cette association? C'est une association de dessinateurs qui a été créée en 2001, avant Cartooning, même, For Peace. En 2001, c'était au sein d'une association qui s'appelait la FECO. On avait créé la section française des dessinateurs français. Et puis, se sont raccrochés à nous des Suisses et des Belges, et puis des Italiens du Val d'Oste. Alors, on s'est désigné comme francophones. Et puis, depuis 2 ou 3 ans, les Américains de Kaggle nous ont rejoints. Parce que Darrell Kaggle, le grand dessinateur américain, a décidé qu'on était son association de dessinateurs favorites. Et que la France était la patrie du dessin de presse et de la satire, à cause de Philippon, Daumier, l'assiette au beurre, et puis Charlie. Donc maintenant, on a dépassé le cadre de la francophonie, puisqu'on a des Américains, des Lettons, un ou deux Chinois. Enfin bon. Alors notre but, c'est de mettre les dessinateurs en rapport entre eux. Moi, je donne plein de conseils à des jeunes mecs qui commencent. Je les aide à faire des devis, leur donne des indications de prix. Et puis, on fait un journal, un web magazine, parce qu'un journal papier, c'est compliqué, hein, tu le sais bien. Oui. Et puis, on est en train de faire un très beau site en ce moment. On est en train de travailler sur un site qui sortira probablement à la fin de l'année ou au début de l'année 2020. Où nos 180 membres viendront déposer leurs dessins eux-mêmes, et ça sera une espèce de vitrine du dessin de presse. Quoi. Alors justement, avec France Cartoons, tu as connu un épisode de censure intéressant, dans la mesure où auparavant FECO France, donc une association internationale de dessinateurs dont la branche était FECO France, a participé. Enfin, le président français de FECO France avait participé à un concours organisé par l'Iran. Oui, c'est le président français, le président de FECO International, qui a participé à un concours. Alors, c'est un truc de fou. C'est assez long, hein, mais bon. En 2006, cette officine du gouvernement iranien qui s'appelle House of Cartoon of Iran, a organisé un concours en réponse, entre guillemets, aux caricatures danoises. Bon, on n'a pas bougé, on n'a pas vu, on n'a pas fait attention. Et puis en 2015 et en 2016, donc, ils ont réorganisé un nouveau concours. Ces concours s'appellent Holocaust Contest. C'est des concours, ils demandent aux dessinateurs du monde entier de renvoyer des dessins qui contestent l'Holocauste. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Et alors, nous, on a considéré que ce concours était dirigé directement vers les attentats de Charlie Hebdo. Le président de FECO International a participé à ce concours. On a demandé sa démission, on l'a obtenu. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut? Dans la tête des Iraniens, qu'est-ce qu'il faut faire pour emmerder le plus les Occidentaux? C'est de faire de l'antisémitisme, de l'antisionisme, de l'antisémitisme, et du négationnisme et du révisionnisme. Et ce concours, on a considéré qu'il était révisionniste et qu'il était dirigé contre la couverture verte de Luz, Tout est pardonné, et contre les immenses manifestations d'émotion qu'il y a eu dans le monde entier après les assassinats de Charlie. Et on n'a pas compris du tout pourquoi ce président de cette association internationale avait participé à ce concours. Donc, on est monté sur nos grands chevaux, on a exigé sa démission, il a démissionné, et puis il y a eu de nouvelles élections, il ne s'est pas présenté, mais il s'est retrouvé bombardé vice-président. À ces élections, on n'a reçu aucun bulletin de vote, nous les Français, qui étions la plus grosse
sections. Donc on a coupé le cordon ombilical, on est parti de la FECO et on est devenu France Cartoons et on vole de nos propres ailes et on a doublé nos adhérents et ça va très bien comme ça. Et voilà. Donc toi tu es favorable à la censure, disons, de dessins qui en iraient au-delà de ce que l'on pourrait appeler la liberté de la presse, qui va contre justement les législations qui punissent l'antisémitisme ou qui punissent le racisme. Nous, on est foncièrement pour la liberté d'expression totale, mais il y a un moment où le racisme, l'antisémitisme et le négationnisme. Il y a un moment où ça coince, quoi, où on ne comprend plus. Quoi. On ne comprend pas un concours qui nie l'Holocauste, qui nie l'histoire. En France, on a une loi qui condamne les propos négationnistes. Oui. Et bon, ben, cette loi, on la trouve très bien et on comprend pas, on n'a pas du tout envie qu'on la transgresse. Quoi. Et par ailleurs, il n'y a absolument aucun parallélisme entre faire un dessin contre les terroristes et un dessin négationniste. Ben, les terroristes, ben oui, mais non. Moi, en fait, House of Cartoon of Iran, ils font beaucoup de dessins contre les terroristes parce que les terroristes sont des sunnites. Le Al-Qaïda et ISIS et sont des sunnites. Non, bien sûr que moi, je n'ai jamais dessiné Mahomet, j'ai deux, trois petites bricoles, mais j'ai beaucoup dessiné de terroristes, j'ai beaucoup dessiné de salafistes, de djihadistes. À une époque, j'en faisais beaucoup qui paraissaient dans Jeune Afrique. Alors, j'étais très fier parce que je dessinais des barbus dans des positions ridicules, évidemment, parce que c'est la meilleure solution pour le faire rire tout en faisant réfléchir. Et j'étais très fier parce que je savais que ce journal, il est fait à Paris, mais je savais qu'il était distribué en Algérie, en Tunisie, au Maroc, au Mali, au Sénégal, où sont les salafistes, quoi, Boko Haram et Acmi. Et donc le rôle du dessinateur pour toi, c'est un rôle aussi de mettre les points sur les i, de soulever les problématiques et de provoquer la réflexion, pas seulement les réactions barbares. Oui, oui. C'est faire rire, évidemment, et réfléchir. Et puis même, Tidius rajoutait en plus, si quand vous avez fini votre dessin, vous avez un petit peu honte, c'est encore un meilleur dessin. C'est-à-dire qu'il disait, un dessin qui fait rire est un bon dessin, un dessin qui fait rire et réfléchir est un excellent dessin, mais si vous avez un petit peu honte à la fin, ça vous fait, c'est encore un bien meilleur dessin. Et oui, c'est pour faire rire et réfléchir, c'est un petit éditorial, quoi, en fait. Et donc, je te souhaite de continuer encore beaucoup ce travail de réflexion et de provocation qui est absolument utile pour la démocratie. Merci beaucoup, Pierre, et j'espère qu'on pourra te voir bientôt à Conversano. Ah, bien sûr, avec grand plaisir. À bientôt. Merci beaucoup. Bientôt. Bonne journée à tous. Merci.